Per Durruti, Fulvio Abate, questa mia è una risposta a Francesco Borgonovo, giornalista della Verità, che conosco personalmente da molti anni e che ricordo anche come persona amabile e garbata. Questo sia detto al di là di alcune sue posizioni che mi vedono molto distante. Proprio sulla verità, Borgonovo commenta le dichiarazioni di Giorgia Soleri, che è la compagna di Damiano dei Maneskin. Giorgia Soleri, accennando a un'esperienza drammatica legata a un aborto, racconta di essere stata aggredita e colpevolizzata dai medici. Borgonovo così commenta: capito, il dramma non è la gravidanza interrotta, ma il fatto di aver incontrato un dottore sgarbato. Allora, caro Francesco Borgonovo, tra i miei traumi, diciamo che ancora adesso reputo incancellabili, riguarda l'incontro con un medico, era forse un paramedico, più che sgarbato. Racconto l'episodio. Era il 1965 a Palermo e io avrei dovuto operarmi alle tonsille e con mia madre andammo in un laboratorio di analisi cliniche, dovevo fare un prelievo del sangue. Dico anche dove, in piazza Principe di Camporeale, e credo che quel laboratorio esista ancora adesso. Ovviamente non ci sarà più quel medico paramedico che si comportò con me, io avevo 9 anni, in modo assolutamente ignobile, irricevibile. Un bambino può aver paura della siringa, del lago. Entrammo e questo esordì così: presto, presto, sbrighiamoci, non facciamo storie. Il bambino che è venuto prima non ha fatto nessuna storia, presto. Questa cosa mi sembrò raggelante. E quando mi prese il polso per introdurre l'ago, io ebbi quasi un collasso e a un certo punto mi venne voglia di rimettere e mi avvicinai a un lavandino. Ma che cosa fa? Che cosa sta facendo? Qua ci sono le siringhe! Ecco, io non ho mai più dimenticato. E in me fiammeggia un disprezzo eterno per quel medico che quel giorno avrebbe dovuto farmi un prelievo sanguigno. Questo per dire che al di là della considerazione moralistica sull'aborto, su un giornale di destra come La Verità, prima di ritenere irrilevante, secondaria, il pessimo garbo, l'aggressività di un operatore sanitario, caro Borgonovo, bisogna riflettere, non un istante, molto di più. Torno a dire, ogni qualvolta mi è accaduto di ripassare da Palermo, città dove sono nato e dalla quale sono andato via 40 anni fa, ed accostare lo sguardo all'insegna di quel laboratorio di analisi cliniche di Piazza Principe di Camporeale, ancora adesso in me brilla un odio assoluto, mai sopito. Posso comprendere che Giorgia Soleri custodisca una sensazione di estrema sgradevolezza rispetto a qualcuno assimilabile a quel
come definirlo, uomo sgradevole, che incontrai con una siringa in mano, alle sue mani, tra le sue mani, nel 1965. Fulvio Abate, Teledurruti.